Io più che introdurre ringrazio i fratelli di Ferrara che hanno organizzato questo convegno di oggi, questo incontro di oggi, per aver saputo mobilitare così tante persone. Ringrazio il rabbino della comunità ebraica di Ferrara, ringrazio il gran maestro onorario fratello Zunetti. Oltre a portare tutto il saluto di tutta la regione, dei fratelli di tutta la regione e delle logge di questa regione, vorrei semplicemente far presente che quando si deve a tutti i costi cercare un nemico, i nemici vengono trovati e vengono colpiti in chi molto spesso nulla c'entra e anzi è più pacifico di altri. E viene individuato e colpito in chi non ha un'omogeneità di pensiero con altri, a chi cerca di ragionare con la propria testa e di crescere con la propria testa. Quando furono emanate le leggi razziali non fu guardato in faccia nessuno a tutti gli ebrei morti nel corso della prima guerra mondiale per difendere questo paese, decorati con medaglie d'oro, né i ranghi anche più alti dell'esercito erano presenti, avevano quindi difeso questo paese perché lo sentivano loro e si sono visti defraudare dei diritti più elementari. E si sono visti defraudare dei diritti più elementari sulla base di supposte teorie scientifiche. Perché non dimentichiamoci che gli scienziati, li stavo guardando adesso per ricordarmi i nomi, ma non ho voglia di citarli tutti, che firmarono il manifesto della razza, erano eminenti docenti universitari. E quando la falsità si insinua nella scienza, noi cominciamo a vederlo anche oggi che la falsità si insinua nella scienza. Noi ormai siamo già partiti con un mondo di persone che sono convinte che i tumori si curino con la dieta, che le scie chimiche pervadono questo mondo e che quindi le vaccinazioni servono esclusivamente a far arricchire le case farmaceutiche e che questa terra piatta ce l'hanno venduta come sferica, ma in realtà non lo è. E partendo da questo, le menzogne si moltiplicano. Ma le menzogne albergano dove c'è ignoranza. Io sono abbastanza scettico sul fatto che la nostra situazione generale sia dovuta a una carenza e una mancanza di qualità della sola classe dirigente. Perché se anche avessimo una classe dirigente all'altezza, oggi manca l'uditorio per che possa una classe all'altezza essere ascoltata, non verrebbe conosciuta. E quindi è da ricostruire non solo e non tanto la classe dirigente, ma l'uditorio che abbia le competenze e che abbia voglia di avere le competenze per ascoltare una classe dirigente. È per questo che il crescere, il confrontarsi, l'avere il proprio pensiero e che quello, anche questo e soprattutto questo, si fa nelle logge massoniche, va portato verso l'esterno con esperienza. È per questo che oggi siamo qui, è per questo che i massoni si uniscono, è per questo che i massoni si confrontano a viso aperto. Grazie ancora per questa giornata. Grazie per